Buonasera a tutti, sono Giovanni Tricarico, presidente del Lions Club Manfredonia Sipontum del distretto Italy 108 AB, governatore del corrente anno sociale Pierluigi Pinto. La pandemia ancora in essere ci costringe a programmare da remoto le nostre attività utilizzando i sistemi informatici con divulgazione sui social. Come per il Santo Natale, grazie alla disponibilità della nostra Social Lions, il soprano Francesca Rinaldi, abbiamo voluto regalare anche a noi stessi momenti di intensa spiritualità e di speranza nell'attuale periodo difficile della nostra esistenza. In questa meravigliosa abbazia risalente al XII secolo, l'eleganza ed essenzialità artistica ci aiutano a rapportarci con il divino, al quale chiediamo di far cessare questa pandemia, illuminando l'umanità nelle strategie scientifiche, pur ringraziandolo per i doni che finora ci ha offerto. Dalla crocifissione alla resurrezione, dalla pandemia alla vita nuova. Abbiamo scelto brani sacri di Rossini e di Mozart che con valente maestria il soprano Rinaldi ci farà ascoltare. All'organo il maestro Rosangela Trigiani. Tutto ciò grazie alla disponibilità dei padri ricostruttori nella preghiera ed in particolare del rettore dell'abbazia, padre Ciro Mezzogori, al quale passo la parola augurando a tutti voi una buona Pasqua ed una buona vita nuova. Grazie. Prego. Padre Ciro. Grazie Giovanni. E con te Giovanni ringrazio tutto il Lions Club Manfredonia Sipontum perché ha scelto quest'anno per gli auguri di Pasqua questa bella abbazia di San Leonardo Abate, Lama Volara di Siponto, Manfredonia. Un'abbazia antica del XII secolo che ha accolto tanti e tanti visitatori, tanti e tanti pellegrini nel corso degli anni, nel corso dei secoli. E mi fa piacere avere come occasione gli auguri pasquali che saranno visti da tutti i soci in tutta quanta Italia, tutti i soci Lions, a cui rivolgo il mio sincero augurio di buona Pasqua. Mi fa piacere appunto che siano gli auguri pasquali che indicano un passaggio dalla morte alla vita, perché in fondo è questa la Pasqua. E come ben ha detto Giovanni nel suo intervento, si tratta proprio di lasciare tutto ciò che è vecchio, tutto ciò che è morte, tutto ciò che è dolore, tutto ciò che è sofferenza in quest'anno così difficile, segnato da una pandemia che ha colpito gli uomini nei loro affetti più cari, ha colpito tutte quante le nostre sicurezze, le nostre certezze. Passare da questa morte alla vita nuova, a una vita che ci permetta di riscoprire il senso di chi siamo e del nostro rapporto con l'altro. Pasqua dice rapporto con l'altro che è prima di tutto l'ambiente che ci circonda, la nostra terra, casa comune, come ama dire Papa Francesco, che ci accoglie, ma è anche la società e la relazione con gli altri. Perché possiamo riscoprire legami nuovi che siano legami effettivamente di fraternità, di solidarietà, di rapporti che ci permettano non solo di conoscerci, ma di rispettarci, di amarci sempre di più. E poi riscoprire il rapporto con l'altro che è l'assoluto, che è Dio, che dà il senso della nostra vita, che ci offre una direzione, che ci permette davvero di vivere in maniera nuova. Perché la risurrezione non è solo quella che ci aspetterà alla fine, ma la nostra risurrezione può essere ogni giorno, è la risurrezione che è vita nuova, in ogni momento. E ogni momento di difficoltà può diventare l'occasione per crescere, per cambiare in meglio. Allora, tanti auguri di buona Pasqua, perché sia una Pasqua di risurrezione, la nostra, la vostra. Grazie, Padre Ciro. E adesso a voi il soprano Francesca Rinaldi. Croce fixa.
A conclusione di questo magnifico omaggio musicale per la Santa Pasqua, non posso non complimentarmi con i protagonisti di questo incontro, così significativo e denso di suggestione. Saluto e ringrazio quindi il presidente e i soci del Lions Club Manfredonia Sipontum, Giovanni Tricarico, Francesca Rinaldi, splendido soprano e generosissima Lions, e Rosangela Trigiano all'organo. Un grazie particolare al rettore dell'abbazia, Don Ciro Mezzaguri, che ha permesso ancora una volta l'utilizzo di questo gioiello d'arte per un concerto lionistico. Caro Presidente, non c'era modo migliore per scambiarci gli auguri di Pasqua in questo anno così doloroso, che ancora una volta ci ha costretto a limitare al massimo i rapporti sociali così essenziali per il benessere mentale di ognuno di noi. Rossini e Mozart, la loro immortale musica sacra, il luogo magico, la voce celestiale di Francesca sono stati perfettamente aderenti al messaggio che hai voluto aggiungere agli auguri. Dalla crocifissione alla resurrezione, dalla pandemia alla vita nuova. Tutti noi confidiamo in questa vita nuova, l'aspettiamo con ansia, sperando di venire fuori da questo triste momento migliori. Uomini e donne nuovi, più impegnati, più inclusivi, più solidali. Vediamo avvicinarsi questo momento e tutti speriamo che diventi solo un amaro e struggente ricordo, quell'immagine, proprio un anno fa, di un uomo solo, il Santo Padre, sul sagrato di San Pietro, sotto la pioggia battente, mentre si sentiva il suono angosciante delle sirene. Era un'altra Pasqua, con altre prospettive, vissuta nella solitudine più totale. Oggi la vediamo la fine del tunnel e la ripresa di una vita completa ed è quindi con maggior serenità che io auguro a voi tutti che mi ascoltate e alle vostre care famiglie buona Pasqua, con affetto e sentimenti di vera amicizia.